ruolo di primaria importanza. Sul 5G siamo l'operatore che oggi ha il footprint maggiore, abbiamo già raggiunto il 70% della popolazione e contemporaneamente stiamo lavorando allo sviluppo della rete 5G standalone, che chiaramente consentirà poi l'utilizzo dei servizi, diciamo, reali 5G, che sono dedicati soprattutto alle aziende. Da un punto di vista di digitalizzazione, Wind Tre è da sempre uno dei player più importanti e oltre chiaramente alle nostre attività commerciali, quindi la vendita da un lato della banda larga mobile, ma anche della banda larga fissa, abbiamo tutta una serie di iniziative dedicate proprio ad aiutare quelle parti d'Italia che sono un po' più indietro. Quindi abbiamo un'iniziativa sia a Borghi Connessi, in cui andiamo a portare internet in dei borghi che sono andati a disabitarsi a causa proprio dell'assenza della connettività, e facciamo anche educazione digitale soprattutto alle persone della terza età, perché per loro è importante avvicinarsi, e quello che vediamo con grande gioia è che una volta che imparano a usarlo, poi diventano veramente, bisogna fermarli perché iniziano a usarlo forse troppo. L'Italia al momento è l'unico paese in Europa che è rimasto su dei limiti assolutamente anacronistici. Quindi, in base al criterio che vogliamo scegliere, sono un decimo o un centesimo rispetto a quello che è lo standard europeo. Questo danneggia da un lato la industry, perché non riesce a sviluppare i servizi. Quindi il nostro 5G, andando ad accendere sul campo, notiamo che nell'8% dei casi non possiamo però accenderlo perché non c'è spettro, mentre nel 50% dei casi lo accendiamo ma a potenza ridotta, che vuol dire che le aziende italiane, che senza 5G tra qualche anno veramente faranno difficoltà a competere perché saranno meno efficienti dal punto di vista delle strutture e dei costi, si troveranno con delle sedi fortunate coperte dalla massima potenza, sedi magari anche molto vicine, o scoperte o con una potenza molto ridotta. Questo è oggettivamente un problema che va superato, quindi i limiti vanno alzati anche rapidamente. C'è anche un beneficio proprio per i clienti consumer: il primo è quello di avere una migliore qualità della ricezione indoor, il secondo è quello che anche qui nel lungo termine senza 5G il 4G andrà a saturarsi, quindi la qualità della connessione peggiorerà. Già oggi lo vediamo nelle spiagge a Ferragosto, negli stadi, chi ha 5G va velocemente, mentre in alcuni casi, con tutti gli operatori, chi è sul 4G fa fatica anche a navigare. Sì, Wind Tre è leader in Italia sul segmento consumer mobile, su tutte le fasce di segmentazione di popolazione e in quasi tutto il territorio. E sul business stiamo crescendo, stiamo investendo molto. Sul mobile abbiamo già una quota importante, mentre sul fisso abbiamo una quota piccola, ma sta crescendo continuamente grazie al fatto che veramente stiamo portando investimenti e stiamo acquisendo clienti importanti. In più stiamo chiaramente lavorando anche su tutti quelli che sono i nuovi servizi. Abbiamo appena concluso un accordo con un importante operatore del porto di Genova, ad esempio, per portare una private network che consentirà di gestire le gru, il sistema dei trasporti in totale autonomia e sicurezza, e quindi stiamo chiaramente proiettandoci anche verso questi servizi che è un po' beyond the core. Stessa cosa sulla cyber security, che è uno degli asset importanti proprio di crescita per Wind Tre. Abbiamo appena acquisito una 70% di un'azienda specializzata, si chiama RAD, quindi stiamo portando ai nostri clienti servizi innovativi verticali di grande interesse, che stanno riscuotendo molto successo da parte appunto della clientela.